Oggi vediamo come applicare una cerniera lampo, che poi ci servirà per il prossimo tutorial come realizzare una trousse per cosmetici. Iscriviti al mio canale e attiva la campanella per seguire i miei tutorial di cucito e perché essere principessa è uno stile di vita. Ciao, sono Elena. Per questo tutorial ci serve una zip e due rettangoli di tessuto con il lato lungo che misura 2 cm in più della zip. Se volete proseguire con il prossimo tutorial per realizzare una pochette, la zip è di 25 cm. Tagliate due rettangoli da 27 cm x 22 cm. Posizionare il dritto della zip contro il dritto del tessuto. Fissare con gli spilli. Aprire la zip per spostare in basso il cursore. Cucire con lo speciale piedino per cerniere fino a metà. Staccare il filo, chiudere la zip e portare il cursore in alto. Riprendere a cucire da dove avevamo lasciato fino in fondo. Invertire la direzione del lavoro, fissare il dritto della zip contro il dritto dell'altro pezzo di tessuto. Fissare con gli spilli e cucire con lo speciale piedino per cerniere. Se la finitura lo richiede, aprire completamente la zip. Impunturare a filo insieme la zip e il tessuto usando il piedino normale. Scrivete
scrivete nei commenti per ulteriori domande o se avete provato questo tutorial. Da questa base, nel prossimo tutorial realizzeremo una pochette. Continuate a seguirmi. Nel prossimo video vi mostrerò i miei acquisti creativi al centro GS Scampoli di Vergiate a Varese. Iscriviti al mio canale se non lo hai già fatto. Seguimi anche su Instagram, Pinterest e Vero e visita il mio sito eleamoda.it perché l'eleganza è uno stile di vita.